18 zone fortemente inquinate, dove la concentrazione di batteri è maggiore dei limiti previsti dalle norme sulla balneabilità, e due punti inquinati, cioè con una concentrazione pericolosa di enterococchi. Sono questi i punti di maggiore criticità delle coste siciliane, sulla base delle analisi fatte dai biologi di Legambiente da qualche giorno nel mare dell'isola a bordo di Goletta Verde. Una lista nera dove non poteva mancare il mare agrigentino. Si parte infatti dalla spiaggia di San Leone, dove i biologi del Cigno Verde hanno riscontrato la presenza di un tubo di fogna abusiva che scarica proprio sulla spiaggia. Liquami che rendono la zona fortemente contaminata, da codice rosso. Gli scarichi non depurati rappresentano infatti il problema più grave, la media regionale è del 54% e lascia scoperti quasi 2 milioni e mezzo di cittadini. Ma ci sono città che sono rimaste molto indietro. Sorvegliati speciali anche i fiumi e i torrenti, in particolare le loro foci, causa di inquinamento per le spiagge limitrofe. Nella lista nera anche la foce del fiume Acragas, definita zona inquinata con una concentrazione pericolosa di batteri. Come noto, comunque, nella zona della Babba Luciara vige il divieto di balneazione. In provincia finisce nella lista anche la foce di un torrente in via Angelo Mugnos Allicata. Qui il mare viene definito da Legambiente fortemente inquinato. Un quadro allarmante che conferma la più volte ribadita situazione a rischio di molti punti del litorale agrigentino. Per avere segnali positivi bisogna volgere lo sguardo verso il settore del turismo sostenibile e di qualità, settore che lungo le coste della Sicilia ha fatto segnare risultati importanti, come i 32 comuni premiati con le vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano. Nell'agrigentino sulle 5 vele a disposizione viene premiata con 4 Menfi, 3 vele invece per Lampedusa e Linosa e infine 2 per Sciacca.